Una mozione per combattere il disagio giovanile, presentata dai consiglieri del Partito Democratico, primo firmatario Luca Salvati, è stata fatta propria dalla Giunta Comunale su iniziativa dell'assessore alle politiche sociali Tognolli. Una notizia salutata con sorpresa e favore in Casa Dem per un'iniziativa già presentata un paio d'anni fa, ma sempre d'attualità. Sottolineiamo che non accade tutti i giorni, per l'appunto, che la maggioranza riesca a, come dire, ad accogliere, a riconoscere l'importanza di un documento presentato dall'opposizione e quindi dalla minoranza. Il fenomeno dell'abbandono scolastico non è sicuramente in diminuzione, sappiamo, perché i dati lo dimostrano, che tutta una serie di disagi relativi al mondo giovanile, ma non solo, quelli la bulimia, l'anoressia, la depressione e, ahimè, anche questa costante presenza di baby gang sul nostro territorio ormai da tempo, che poi, come sappiamo, creano danni a cose e persone, assolutamente ci devono portare a delle riflessioni. La mozione invita Sindaco e Giunta a promuovere un tavolo congiunto sul tema con tutti i soggetti interessati presenti sul territorio e mira tra l'altro a sviluppare progetti che puntino sul protagonismo dei ragazzi nella rigenerazione urbana, sulla prevenzione del crescente fenomeno dell'abbandono scolastico, sulle attività di monitoraggio del disagio giovanile con supporto psicologico per le fasce più giovani e molto altro ancora. Una maggior sinergia, coordinamento tra la polizia locale, le forze dell'ordine, i servizi del comune e gli altri soggetti preposti per creare dei presidi costanti sul territorio, piazze, giardini e le altre zone segnalate dalla cittadinanza.